Ora, tornando nel dilettante, mi devo fare ovviamente ancora tante gare. Questa qui l'ho vinta, la club. Ah sì, è quella che mi ha dato appunto questa Civic, è bellissima, quindi fatevi questa se ci giocate anche voi. Musclecar non mi piacciono. Festival italiano, questo potremmo farcelo. Ovviamente devo comprare una macchina italiana. Lancia Delta, vedo una Lancia Delta. Sì, ecco, non mi dispiacerebbe. Auto bianchi l'ho venduta, ma non credo che potremmo. Auto bianchi da 180 cavalli, Madonna, straelaborata. Lancia Delta, Alfa Romeo Spider, quella è anzianotta. Fiat Punto HGT, anche no. Alfa Romeo 147, anche no. Barchetta, coupé, assolutamente no. La Brera, Lancia Stratos sarebbe buono. Alfa Romeo GT 3002, che non ricordo quale sia. 147 GTA, ma io andrei con la Delta, dai, compriamoci il Deltone. Figo, figo, figo. Che ci ho già buttato un'occhiata e ci sono rimasto male perché la versione Evo mi sembra Evo 1. Ah, ho vinto una Celica. Che mi piace la Celica, però quella normale. Ma cos'è? 81? Ah, questa qua no. Non so quale sia. Sì, diciamo. Anche no, anche no. Celica con 164 cavalli dell'81. Non so se magari c'è qualche categoria. No, perché bisogna avere auto antecedenti al 79 per entrare con quelle anzianotte. Piccola Mugen che ha 219 cavalli, quindi non tantissimi, però pesa meno di 900 kg, quindi tanta roba, e direi che questa è ancora la migliore, ma tanto che la prendo a fare che dobbiamo cambiare automobile, prenderci un'italiana. Vediamo se abbiamo questa botta di culo nell'usato di trovare una Delta. GS, Chevrolet, Ford, Elise, Impreza, GT, che cos'è? Ah, questa anche potrebbe entrare a far parte di quel circuito. 240 cavalli, però 36.000. Oh, ma queste macchine usate costano un botto, eh. 7R8 LMS 5 milioni, mamma mia, che botta. S2000 Corvette, M5 Celica, 2 cavalli addirittura. 2 cavalli Insight, cos'è questa qua? Oddio. Focus ST, carina. NSX Polo Lancia, questa qui la voglio. 300.000. Allora, devo aver capito male, perché nel concessionario una così uguale nuova, però ha 270 cavalli, quindi evidentemente non è elaborata. Costa una miseria, tipo 30.000 crediti. E secondo me è l'auto da comprare. Carina, RX7, MX5, SL, Silvia, Corvette, Impreza, Sirion. Cos'era Sirion? Oddio, questa è bella, la 22B. Forse la più figa di tutte. Allora, concessionario del nuovo, Lancia, eccola qua. Ne abbiamo solamente una, solo una Delta. Come vedete, questa è la versione con il fanalino più piccolo davanti, uno grande e uno piccolo, e l'assenza dell'alettone, o almeno non è inclinato. Allora, in Gran Turismo 1, 2 le macchine giravano talmente in fretta che ti veniva il mal di mare, qua girano talmente lente che devi aspettare una vita prima di vedere l'altra parte della macchina. E che cazzo, una via di mezzo, no? E costa 54.000 per solamente 210 cavalli, quindi sarà tosta, figlioli. La compriamo solamente perché siamo italiani, perché lei è una Delta. Però 210 cavalli è un po' dura. Bianca? Bianca è bella, però manca il giallo. Perché? Questo che cos'è? Lancia Delta Blue Dark. Io direi un bel rosso ci sta, eh. Bianco è bello, ma in questo caso il rosso ci sta bene. Oh sì, guarda che fanali cattivi che ha questa. Allora, io direi proviamocela così al naturale. Primo premio 12.000 crediti, quindi non si guadagna un granché. Ok, minchia, no, vabbè. La 147 mi supera. Dai. La Stratos davanti, quella anche non sarebbe male. Qui la Delta ce l'hanno fatta un po' a cacca, eh. È un po' smunta. Terza, Madonna mia, ma siamo ancora in terza, quarta. Sì, staccatone della vita, scusami Lancia, ma sai com'è? Ops, merda, molto merda. Ora, sterzare è difficile, forse anche perché abbiamo dei pneumatici scarsi. Però fatica, però guardate quanto è bello, mamma mia. Passano gli anni, ma lei rimane, c'è poco da fare. Niente, i primi è tosta, nelle curve magari, nelle curve. Poi c'è da dire che sento più i motori degli altri che il mio e quindi non riesco neanche a capire i giri a come sono messi. La Stratos qui mi vuole un attimo. È ancora lungo, sono arrivato, cavolo. Sono al limitatore io, no?
Cioè io non sento assolutamente il mio motore. Ultimo giro e la vedo decisamente dura. Oh, forse ce la potremmo anche fare. Ultimo, no, no, di pochissimo. Ah, avessi avuto un giro in più. Niente, in accelerazione quasi mi dà via, va che roba. No, 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 no. Ok, secondo, ma terzo no. Diamogli un piccolo incentivo a sta macchina, almeno un motorino, glielo mettiamo. Che miseria, che miseria. Comunque non vale la pena andare nel motore. Meglio filtro dell'aria. Vabbè. Questo poi ci installiamo l'Epron 227, buono, buono. Poi carrozzeria telaio no, qua costa, vabbè, magari un piccolo alleggerimento 5.000, non costa poco. 1.350-1.242, acquista. Sistema di aspirazione, quello che dà maggiore soddisfazione, vai di filtro. Guardate quanti cavalli con 450 di spesa. Scarichi 2,65, questo qua invece ci dà 2,59, ma sì, andiamo con quello figo in titanio. Questo anche dà un botto, guardate. 9 cavalli per 500 crediti, quindi va bene. E poi, visto che in curva non tiene una sega, noi abbiamo le comfort morbide, beh, io direi mettiamoli queste. Non so se si possono mettere, spero di sì. Non mi pare di aver visto limitazioni. Bene, ora in teoria dovremmo fare il culo, spero. Già, dai, sento già il motore più brioso. Anche se sempre molto basso. Insomma. Insomma. Vediamo le ruote. Sì, ora. Ah beh, ora già un altro vivere, eh. Mamma mia. Senti come gira. Va bene, e sto giro vinciamo facile. Qua già è un circuito un pochettino più lungo con curve strettissime da freno a mano. Solo che con il pad mi trovo scomodo a frenare e a cliccare il freno a mano, come si dovrebbe fare. Allora, vediamo un pochettino sto giro come ci va. Poi è un festival italiano, ma si corre anche in Inghilterra, vabbè. GTV, ciao ciao, ciao ciao. Bene, altri 12.000, vediamo se ci regalano qualcosa. Livello 14, non male. Sì, Giulia Sprint, buono, del 65 ci possiamo fare le gare. Adesso non mi ricordo, delle auto classiche, questa non è assolutamente male. Carina, carina, quanti cavalli? 111, pensavo di più, 130. Ok, ovviamente andrà un po' elaborata, però. Nei principianti ci possiamo fare questa sfida qua, però guardate, hanno una media di almeno 170-200 cavalli, eh. La Giulia Sprint ha 165 cavalli, quindi bisogna spendere un po' di soldi. Poi vediamo di riciclarla anche nel campionato successivo. Mi sembra che ci sia una cosa simile, dilettante. Ah, supercar, forse questo qui. Che macchine ci sono? No, non può. Non è una supercar, giustamente. No, 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 il requisito è solamente l'anno, quindi ci può entrare. Però come avversari abbiamo dei mostri da anche 400 cavalli. Sarà tosta. E poi in professionista non c'è niente, quindi no, solamente quella gara lì. Non so perché ne avevo viste un paio. Vabbè, mettiamo un 2005, li spendiamo. Vai, arriviamo a 118. 1000 che ci dà abbastanza. Acquista. Filtro dell'aria che ci dà molto. 131, non è affatto male. Scarico, scatalizziamolo. E ci mettiamo questo. 5 cavalli, va bene, dai, non abbiamo speso praticamente nulla. Ci mettiamo lo scaricuzzo più economico e le gomme morbide 8.000 che costano un botto. Ah, la vedo già dura, i primi istanti così la vedo dura, poi bisogna poi vedere in curva, anche se qua di curve mi sa che non ce ne sono tantissime. Sì. Oh, scusi, scusi.
No, non si possono neanche elaborare i freni in sto gioco, sai com'è? Ah, solamente un giro, attenzione, eh? Solamente un giro, il che non ci aiuta perché perlomeno i secondi e terzi giri sai più o meno come sono le curve e le fai un attimo meglio. Prova l'attacco e ci provo anch'io. Sì. Ah, sì, mi ricordo sto circuito. In Gran Turismo 4 lo si faceva con l'R90, R390, mi sembra. Oh, guarda questo, guarda questo. Cos'è la Spitfire? Tamponamento, tamponamento. Ma che macchina è questa? Ma ha dato via veramente di brutto. Prendiamogli almeno la scia. Viaggio un disastro, sto qua. Siamo al limitatore. Mannaggia. Ora, se non sbaglio, c'è una tornante. No, forse qua non ci sono. Forse ci sarà il tornante a destra. Ah, ecco, qui di solito si girava a sinistra. E invece le chicane ce l'hanno tolte. Quindi si farà solamente il tornantone a destra. Stretto e brutto. Ok, rompiamo qualche birillo. Ah. Questa patisce in curva, va bene nel rettilineo, ma in curva. Però non riesco neanche a superarla con la scia. Dai, mi infilo. Mi chiude, ma io mi infilo. Forza. Dovrei cambiare visuale perché non riesco a capire quanto sono distante. Infiliamoci. Abbastanza pulita, devo dire abbastanza pulita. Vai. Ok, curvonazzo a destra. Non troppo difficile, forse ho frenato anche troppo, sì, decisamente. È che non vorrei finire fuori e perdere così la gara, perché magari sono arrivato troppo veloce in curva. Buono, buono. Dovremmo essere ormai alla fine del circuito, penso. Sì, vedo gli spalti. No, non è vero. Curva a sinistra. Ok, oddio, che macello qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Brava, brava Giulietta. 6.000, è una miseria, una miseria. Bello. Bella la montagna, bella la grafica. Bello che salto qua. Tante curve, in teoria noi con questa macchina dovremmo andare a nozze. Guarda le altre come arrancano, noi invece siamo veloci, agili, leggeri. Come una faina che ruba le uova in un pollaio. Un pochettino di sovrasterzo. Poi è finito malamente in sottosterzo. E siamo già primi, con nonchalance. Bella, che macchina è questa? Inglese?
altra vittoria facile, passiamo alla gara successiva. Questo ce lo siamo fatti a sandwich. Che barcone è sta roba qua di fianco? Mamma mia, cos'è, americana? Chevrolet? Corvette, forse? Altra vittoria solitaria. Guarda lì come drifto tra le curve. Bellissima. L'alfetta incattivita. Bene, anche questo evento è nostro. Andiamo a vedere se ci hanno regalato qualcosa. Questi infami non ce lo notificano neanche. Sì, abbiamo una Subaru 360. Vediamo un po' cos'è. Del 58, sarà una cariola. Simpatica, simpatica. Direi anche no, grazie.